Edizione della notte del nostro telegiornale che ovviamente apriamo con la cronaca e con gli sviluppi dell'omicidio di Montesilvano, perché gli stanno dando la caccia da ieri, da quando lo hanno identificato grazie ad un super testimone. Si tratta di un 46enne di Montesilvano che è ricercato dai carabinieri perché sarebbe il killer di Antonio Bevilacqua, ucciso con una fucilata nella notte tra venerdì e sabato all'interno del Ristopub Birrami. Intanto proseguono gli interrogatori nel comando provinciale di Pescara. Tutti i particolari nel servizio di Alfredo Primante. Ha un volto e un nome per ora tenuti sotto stretto riservo. Il killer di Antonio Bevilacqua sarebbe un 46enne di Montesilvano, professione pizzaiolo. L'uomo che fucile in mano è entrato alle 2.50 nel bar Birrami di via Verrotti, freddando con un solo colpo il 21enne Rom. Le telecamere di videosorveglianza hanno ripreso l'ingresso e l'uscita del 46enne, irreperibile da sabato notte, e sono state preziose per gli investigatori che nel giro di poche ore sono così risaliti al responsabile dell'omicidio. Ora è aperta la caccia all'uomo. Nella giornata di ieri i carabinieri della compagnia di Montesilvano e quelli del nucleo investigativo hanno effettuato una perquisizione nella casa del killer non lontana da via Verrotti. All'interno i militari hanno trovato un vero e proprio arsenale, ma non l'arma del delitto. Quel fucile da caccia, ben visibile nelle immagini della notte dell'omicidio, che con una rosa di 40 pallini ha perforato l'occhio sinistro del 21enne causandone la morte immediata, così come ha accertato anche l'autopsia, eseguita sabato pomeriggio nell'ospedale di Chieti dal medico legale Giuseppe Sciarra. Dunque la prima pista seguita dai carabinieri coordinati dal pubblico ministero della Procura di Pescara Paolo Pompa sembra essere quella giusta, non un regolamento di conti mafioso, come lo stile dell'omicidio avrebbe suggerito, ma una fucilata per una parola di troppo pronunciata in un litigio avvenuto all'incirca un'ora prima delle 2.50 di sabato notte, sempre davanti al pub. A confermare l'ipotesi investigativa ci sarebbe anche il racconto di un super testimone, un 56enne pluripregiudicato, negli anni 90 già responsabile di un omicidio a Pescara in via Aldo Moro. Lui, riconosciuto tramite le immagini della sorveglianza, ha detto di essere stato presente al diverbio dell'1.50 e poi, come raccontano le stesse immagini, nel momento in cui l'assassino è tornato nel pub per fare fuoco. Una parola di troppo, forse un'offesa, probabilmente un infame, ha scatenato la furia omicida. Per i carabinieri anche l'alcol ha giocato il suo ruolo, innescando così una reazione sproporzionata. Ma i contorni di questa vicenda e il reale motivo del litigio restano ancora poco chiari. Di certo al momento c'è che Antonio Bevilacqua, sposato e da poco padre, dopo aver festeggiato con il padre Vincenzo il permesso premio di quest'ultimo in carcere per una truffa milionaria relativa al commercio di automobili, è arrivato in via Verrotti per comprare le sigarette nella vicina tabaccheria. Poi ha incontrato alcuni conoscenti e si è fermato davanti al Ristopub Birrami. Successivamente il litigio con il 21enne, che è però rimasto nel locale a bere una birra e a scambiare due chiacchiere con il proprietario seduto al bancone del bar. La cattura del killer, dicono gli investigatori, potrebbe essere solo questione di ore, mentre nella caserma del comando provinciale dei carabinieri di Pescara continua ad entrare testimoni che vengono ascoltati in cerca di ulteriori conferme e dettagli. Ci spostiamo a Teramo adesso, dove il prefetto ha espulso dal territorio nazionale un pakistano di 27 anni, richiedente asilo e residente a Giulianova, poiché è ritenuto pericoloso per la sicurezza pubblica. La decisione è avvenuta dopo che la Digos di Teramo aveva scoperto un profilo Facebook sul quale lo straniero inneggiava alla jihad e al martirio. Si sospetta che potesse essere un lupo solitario. Il servizio di Tania Bonnici Castelli. Probabilmente un lupo solitario, pericolosissimo. Sul suo profilo Facebook inneggiava la jihad al martirio e postava manuali jihadisti sull'utilizzo di pistole e bombe. Dopo 8 mesi di indagine, la Digos di Teramo ha individuato l'autore dei post in rete, un cittadino pakistano di 27 anni di religione musulmana che viveva con una compagna ignara di tutto a Giulianova. Una volta identificato, grazie al suo passaporto, rinvenuto a casa di alcuni connazionali residenti a Campobasso, il pakistano è stato espulso dall'Italia con decreto del prefetto di Teramo Graziella Patrizi, poiché ritenuto pericoloso per la sicurezza e la tranquillità pubblica. Questore, come si è arrivati all'espulsione di questo cittadino pakistano?
Si è arrivati attraverso un monitoraggio continuo che stiamo facendo da mesi su soggetti radicalizzati, che ci ha portato a individuare questa persona, e attraverso tutta una serie di accertamenti anche di carattere tecnico siamo riusciti a rilevare che sul suo profilo Facebook, che è un profilo coperto peraltro sotto altro nome, venivano pubblicate immagini inneggianti alla Jihad, alle armi, a combattenti in fase di rientro, e che quindi ci ha dimostrato come questa persona fosse dedita, diciamo così, al proselitismo jihadista. Come avete proceduto? Abbiamo proceduto innanzitutto facendo tutta una serie di verifiche, di controlli, chiaramente pedinando anche questa persona per lungo tempo per escludere che fosse in contatto con altri personaggi, e dopodiché abbiamo effettuato delle perquisizioni dove abbiamo rinvenuto i documenti che ci hanno permesso di fare una proposta di espulsione al prefetto di Teramo, il quale ha emesso un provvedimento, anche un provvedimento diciamo così abbastanza particolare e direi senza precedenti per l'Abruzzo, basato sia sulla mancanza del requisito giuridico per la permanenza sul territorio dello Stato, ma soprattutto sulla pericolosità sociale. All'espulsione del pakistano si è arrivati dopo un'incalzante attività investigativa svolta dalla Digos di Teramo in collaborazione con la Polizia Postale del Compartimento Abruzzo. Fino ad oggi non sembrano esserci collegamenti tra lo straniero ed altri soggetti residenti sul territorio nazionale. Siamo riusciti ad appurare che comunque non erano emersi progetti concreti di atti violenti o collegamenti comunque con organizzazioni terroristiche internazionali. Ciò non toglie che comunque le numerosissime immagini che lui aveva postato sul proprio profilo sono chiaramente ed inequivocabilmente indicative di un'adesione quanto meno ideologica al terrorismo islamico. Un 48enne originario della provincia di Teramo è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pescara in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questo perché coltivava 63 piante di marijuana, alcune alte 2 metri, nel giardino di casa. Nel corso dei controlli nell'abitazione i poliziotti hanno scoperto anche 472 grammi di marijuana e 135 grammi di infiorescenze messe ad essiccare. Su disposizione dell'autorità giudiziaria il 48enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell'udienza di convalida. Cambiamo argomento adesso. Il PAR, Patto per l'Abruzzo Resiliente, ha organizzato una manifestazione sul luogo della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola per non dimenticare le 29 vittime del 18 gennaio scorso e per richiamare l'attenzione delle istituzioni sul tema della sicurezza. Il servizio di Vestina News. 8 mesi fa la tragedia di Rigopiano, quando una serie di calamità naturali provocò il crollo dell'hotel Resort Rigopiano e la morte di 29 persone. E ieri, a ricordare questo evento, sul luogo del disastro, si sono ritrovati gli appartenenti al PAR, Patto per l'Abruzzo Resiliente. Un patto stipulato tra cittadini, amici, comitati, associazioni e promosso da 6 madri abruzzesi che si preoccupano della sicurezza dei propri figli e vogliono sensibilizzare l'opinione pubblica sulle molteplici criticità che stanno investendo la nostra regione. Il Rigopiano è l'emblema di quello che è mancato in termini di gestione dell'emergenza, anche del post-emergenza, perché attualmente le macerie sono ancora qui e presto arriverà nuovamente la neve, ma soprattutto perché è mancata la prevenzione. Questo è il motivo per cui abbiamo scelto questo luogo, oltre al fatto che in questa montagna si incontrano le province al trivio. Abbiamo incontrato persone che scendevano dalle province, è stata una specie di flash mob dove volevamo proprio raccontare la necessità di creare rete tra cittadini e unirci. Cosa vi porta a unirvi tutti insieme? Sicuramente perché siamo madri e quindi la mamma ha un senso di protezione nei confronti dei propri figli, e il senso di protezione in questo momento ce l'abbiamo anche nei confronti della nostra regione, che è una regione veramente bellissima, da valorizzare sotto tutti gli aspetti. Noi siamo nati come mamme in un comitato per la tutela dei nostri figli per quanto riguarda gli edifici scolastici. Ci siamo resi conto che
dalle scuole dovevamo passare oltre, comunque per cercare di insegnare e di divulgare la conoscenza del rischio, le mancanze che la nostra terra ha per quanto riguarda la prevenzione quindi a tutto tondo, sia delle scuole, delle strade, delle infrastrutture. Vorremmo comunque iniziare un percorso di formazione nelle scuole e quindi sensibilizzare dalle scuole i bambini e quindi poi i cittadini. Questo sicuramente è il prossimo passo. Ci spostiamo all'Aquila adesso. Map dei vigili del fuoco costruiti nel dopo terremoto. La procura, dopo due denunce presentate, indaga sui criteri di assegnazione, su presunti abusi edilizi e su migliaia di euro di bollette non pagate. Il servizio di Daniela Rosone. Procura e Corte dei Conti vogliono vederci chiaro sul villaggio mappa dei Vigili del Fuoco costruito all'Aquila nel dopo terremoto. Sia i PM che i magistrati contabili stanno indagando dopo due denunce presentate alla Procura e alla Corte dei Conti. Occupazioni abusive, utenze non pagate, assegnazioni stabilite con criteri poco trasparenti. Accuse tutte da dimostrare ovviamente, ma che se veritiere getterebbero ancora ombre sulla ricostruzione post-sisma. Il villaggio è costituito da 24 map e si trova su via Panella. Fu costruito, lo ricordiamo, con i fondi della protezione civile per dare una risposta abitativa ai vigili che erano rimasti senza casa. Ma secondo le risultanze, ovviamente da verificare, nei map ci sarebbero famiglie che per ora non avrebbero più titolo ad esserci, avendo riavuto la loro abitazione. In alcuni casi, alcune case sarebbero state addirittura cedute dagli assegnatari a parenti senza che ne avessero alcun titolo. Nelle denunce presentate si farebbe riferimento anche a bollette non pagate negli anni per migliaia di euro e addebitate direttamente al comando provinciale dei Vigili del Fuoco. I magistrati stanno indagando anche sulle modalità con le quali i map erano stati assegnati all'epoca. Il regolamento redatto prevedeva infatti che per accedere alla graduatoria fosse necessario avere una casa inagibile, non possedere altri immobili agibili in un raggio di 50 km ed essere in servizio all'Aquila, più tutta una serie di altri requisiti sullo stato di famiglia e su alcuni presunti abusi edilizi si indaga, che sarebbero stati commessi all'interno del villaggio. Da questa mattina alle 6 i lavoratori della Honeywell di Atessa, che produce turbocompressori per l'automotive, sono in sciopero a tempo indeterminato. FIOM e WILM chiedono un tavolo istituzionale con gli americani per risolvere la vertenza. Il tavolo ministeriale del 13 settembre scorso non ha portato nessuna novità per risolvere la vertenza Honeywell. FIM, FIOM e WILM proclamano lo sciopero oltranza su tutti e tre i turni, chiedendo alla multinazionale americana, che in Europa però è gestita dai francesi, un piano di investimenti per i prossimi 5 anni, oltre al trasferimento verso Atessa delle linee impiantate in Slovacchia, che stanno sostituendo la produzione della Val di Sangro, un piano di rafforzamento dei livelli occupazionali con l'impegno a non procedere da subito verso nuovi licenziamenti. Presidio dei lavoratori davanti alla fabbrica dei Turbo, che ha un bilancio attivo di 3 milioni di euro. I posti a rischio sono 420. Nicola Manzi della WILM, Primiano Biscotti FIM e Luca Caporale RSU FIOM. Alla proprietà vogliamo chiedere due cose. Intanto un piano industriale che non guardi solo ai prossimi 3 anni, ma che vada oltre, almeno sui prossimi 5 anni. Noi viviamo di turbo diesel e bisogna che si diversifichi anche i prodotti che vengono allocati qui ad Atessa. Siamo stati sempre considerati leader nel mercato dei turbo e pertanto chiediamo a loro di diversificare garantendo l'occupazione e soprattutto non licenziando. Quel pseudo piano industriale che ci ha presentato l'azienda al Ministero prevede soltanto dismissioni di codici. Ad oggi, a 3 anni, non c'è nessun nuovo codice che dovrebbe essere prodotto in questo stabilimento. Ed è per questo che abbiamo intenzione di non fermarci fino a quando non ci saranno novità e il dialogo verrà riaperto attraverso un tavolo istituzionale. A sostegno della vertenza anche le amministrazioni locali, il vice sindaco di Lanciano, Giacinto Verna. È una vicenda che si protrae dal 2010, è una vicenda che sta mettendo a dura prova i lavoratori di questa azienda, è una vicenda che, come dicevo poc'anzi, noi come amministrazione comunale di Lanciano abbiamo preso a cuore, ci stiamo facendo garanti degli interessi dei lavoratori.
Torniamo all'Aquila adesso, perché Fare Centro, il bando per la ricollocazione di attività in centro storico, vedrà ad ottobre, verso la fine del mese, la graduatoria dei beneficiari. Un successo di domande, oltre 700. A fine ottobre uscirà l'ormai famosa graduatoria del bando Fare Centro. Entro due mesi al massimo, dunque, si conosceranno i beneficiari dei finanziamenti di questo bando, che stanzia sostanzialmente 12 milioni di euro per incentivare il rientro delle attività del centro storico dell'Aquila e nei comuni del cratere. 766 in totale, ed una commissione di 12 persone le esaminerà. Il bando, da alcuni criticato per la forma e per i tempi di uscita, ha avuto un grande successo, visto comunque il numero delle domande e visto che andrà avanti a step, consentirà il rientro delle attività, ma gradualmente. Fare Centro, lo ricordiamo, è scaduto il 15 luglio scorso, dopo una proroga di 15 giorni, e l'idea della Regione è di far scorrere la graduatoria in modo che coloro che l'hanno passata possano accedere al finanziamento. Come è noto, il bando è suddiviso in diverse categorie. 236 sono state le domande per il rientro delle attività nei centri storici, 527 per il trasferimento di attività o avvio di nuove, 4 per il processo di riqualificazione urbana di Viale della Croce Rossa e per favorire il rientro di attività di ordini professionali, associazioni di categoria e sindacati. Presentata oggi a Pescara l'iniziativa di una mostra itinerante che sarà in Abruzzo, Molise e Marche, sulla vita negli APAC, le carceri brasiliane dove non ci sono né celle né agenti penitenziari, per parlare di come si vive nei penitenziari italiani e sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza e il recupero del detenuto. Presente alla presentazione dell'iniziativa anche il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, il servizio di Paolo Renzetti. L'importanza del recupero e del reinserimento dei detenuti nella società, è questo l'obiettivo del Ministero? Assolutamente sì, questa è una mostra importante perché dimostra che il carcere non è l'unico modo per scontare la propria pena. Chi ha sbagliato deve pagare, ma non è detto che quello sia il modo migliore per favorire la rieducazione e il reinserimento del detenuto. Ci sono anche altri modi che si fanno nella comunità, con la comunità, e che hanno una possibilità di successo più grande. Chiaramente non si adattano a tutti i tipi di reati, però sono decisamente possibili. L'obiettivo del Ministero è sempre più quello di mettere in campo le cosiddette misure alternative alla detenzione carceraria. Assolutamente sì, ma non perché il carcere è sovraffollato, perché questa è una strategia che prescinde dal sovraffollamento carcerario, ma parte proprio dalla convinzione che le ho detto prima, e cioè che scontare la pena in un modo diverso raggiunge meglio l'obiettivo che la Costituzione affida alla pena, che è quello della rieducazione e del reinserimento del detenuto. Presidente, vogliamo spiegare che cosa vedranno i cittadini con questa mostra itinerante? Vedranno la possibilità per gli uomini che sono condannati a una determinata pena perché hanno commesso un reato, la possibilità di rientrare nella società a pieno titolo, e questo grazie all'opera del mondo del volontariato e della gratuità. Ecco perché i centri servizi Pescara, Chieti si sono coinvolti in questa operazione, perché si tratta di promuovere e valorizzare il lavoro del volontariato nelle carceri. Questa mostra ha proprio questo scopo, di far conoscere le carceri per quello che sono, la possibilità di far scontare una pena, ma anche di recuperare, come dice la nostra Costituzione, l'uomo alla società, affinché possa tornare a essere un membro attivo di esse. E apriamo come ogni lunedì l'ampia pagina dedicata allo sport, partendo dal campionato di Serie B, che tra oggi ma soprattutto domani vedrà il turno infrasettimanale, il primo turno infrasettimanale della stagione. Allora vediamo il programma che attende le formazioni della cadetteria. Si parte questa sera alle 20:30 con Avellino Venezia, che è l'anticipo, e poi domani tutte le altre partite. Alle ore 20:30 Ascoli Frosinone, Bari Cremonese, Carpi Foggia, Cittadella Cesena, Palermo Perugia, Parma Empoli, Pescara Virtus Entella, Provercelli Salernitana, Spezia Novara e Ternana Brescia. E dunque domani sera alle 20:30 il Pescara sarà in campo all'Adriatico Cornacchia contro la Virtus Entella per il
turno infrasettimanale valido per la quinta giornata. Direzione di gara affidata a Marco Serra della sezione di Torino. L'allenatore del Pescara, Zdenek Zeman, sembra intenzionato a cambiare il meno possibile. Mancherà l'infortunato Proietti. Al suo posto dovrebbe giocare Valzania Mezzala, con lo spostamento al centro di Gaston Brugman. L'alternativa è l'impiego in regia di Carraro. Per il resto il Boemo dovrebbe confermare l'11 che ha pareggiato a Salerno sabato pomeriggio. Stamani, dopo la rifinitura, Zeman ha detto di essere contento dei progressi della squadra ed è tornato ovviamente sul pari 2-2 dell'Arechi. Lo ascoltiamo. Vabbè, rammarico c'è, perché penso che la squadra ha fatto la miglior prestazione finora. Rammarico c'è perché secondo gol, che poi influisce sui giudizi e su cosa, era in fuorigioco. Vabbè, la squadra deve cercare di fare proprio. Io sono contento perché ci sono miglioramenti, ci stiamo conoscendo e penso che, ripeto, a parte che la squadra è stata cambiata, sono praticamente rimasti 3 titolari e gli altri 9 si devono adattare a fare un calcio che non hanno fatto finora. Vabbè, a parte gli infortuni, io ripeto, io voglio dare la fiducia a quelli che stanno facendo per ora bene, secondo me. Vabbè, Castorino non lo conosco, io so che l'anno scorso Entella ha fatto un buon campionato giocando anche un buon calcio e penso che Castorino continua sulla squadra precedente. Hanno fatto molto bene a Foggia la partita dove hanno fatto un punto, e ora che hanno vinto con Ternana, anche se la Ternana li ha messi in grosse difficoltà. Vi volevo dire che voi siete sempre convinti che noi siamo favoriti del campionato. Voi vedete i giocatori che sono arrivati, che non conoscevate per niente, e quindi ci deve essere una base di giudizio. Questa è una squadra nuova. Io dico che c'ha grossi talenti, che deve però imparare a stare insieme. E non si impara da un giorno all'altro. Bisogna cercare di costruire piano piano, poi alla fine, che saremo forse la più forte squadra, io ci credo e ci lavoro per quello, ma oggi non lo siamo, oggi dobbiamo imparare. Quindi voi pensate, ma quelli già hanno 5 punti di vantaggio, ma quelle sono squadre che hanno lavorato insieme da anni e che sono impostate di partenza per vincere il campionato. Noi lo vorremmo vincere alla lunga. Alla lunga o lo vinciamo o mettiamo i giocatori per farli diventare importanti i giocatori. Oggi non lo so. E in Serie C, primo successo stagionale del Teramo, che all'esordio davanti al proprio pubblico batte il Ravenna 3-2, non senza qualche sofferenza finale. Domenica prossima per i biancorossi però ci sarà la trasferta molto difficile sul campo del Pordenone. La prima al Bonolis del Teramo vede il Diavolo ritrovare il gusto di una vittoria interna che mancava dallo scorso aprile, ma il 3-2 con il quale la squadra di Antonino Asta ha avuto la meglio di un Ravenna che sembrava già essersi lasciato abbondantemente alle spalle i 5 schiaffoni rimediati non più tardi di una settimana fa contro la Triestina, non è stata affatto semplice. La gara i biancorossi la impattano bene, con Ilari prima, ma soprattutto col solito Lorenzo De Grazia poi. Gol per il centrocampista che sembra spianare la strada ad un pomeriggio più semplice di quanto si rivelerà poi con l'andare dei minuti, perché la squadra di Antonioli sull'altro fronte riesce ad impattarla subito con l'Eurogol di Samb, una sventola imparabile e che sembra riportare il Teramo indietro di qualche mese. Il Diavolo di quest'anno però sembra avere un animo e uno spirito diverso da quello passato. Con pazienza si rimette in moto, il tridente ha ancora qualche piccola difficoltà, ma nella necessità ci pensa Ivan Speranza a riconsegnare il vantaggio agli uomini di Antonino Asta. Curiosità
città. Proprio quel 1° aprile Teramo San Benedettese fu deciso all'ultimo istante da una rete del capitano biancorosso. Il vantaggio ridona linfa e fiducia al Teramo, nonostante il Ravenna non stia affatto a guardare né con Maestrello, che al Bonolis aveva già colpito, né con il neo entrato De Sena. Ma quando le cose si fanno difficili, ecco che Speranza sfodera un salvataggio che nel computo complessivo vale come, se non di più, della rete siglata. La buona notizia è il primo gol ufficiale di Ciro Foggia, seppur dal dischetto. L'attaccante sembra, e lo mima anche, essersi scrollato di dosso quella necessità di fare gol fisiologica per qualsiasi attaccante. Il problema vero sono le pecche che ancora permangono in fase di gestione, con Ravenna che riapre la partita nel Sena e fa passare al pubblico del Bonolis qualcosa. Ed è forse questo solo il punto su cui Asta dovrà concentrarsi maggiormente: la gestione del risultato, specie in vista della dura trasferta sul campo del Pordenone. Le vittorie fanno sempre bene, indipendentemente da tutto. Per forza di cose, se vinci hai dei punti e il morale è alto. Su questo non c'è dubbio. Però non era. Oggi volevo, ancora è presto, allora quindi volevo ancora la prestazione. L'ha fatta, ragazzi, a tratti anche molto bene. Insomma, abbiamo rischiato un po' troppo, ma questo è il campionato. Abbiamo dimostrato il Ravenna, che ha perso 5-1 in casa. Oggi è una squadra, soprattutto il secondo tempo, sia all'inizio che alla fine, ci ha messo in grossa difficoltà. E con queste palle sopra abbiamo patito un po', però ci sta, ci mancherebbe. Insomma, dopo il 3-1 pensavo veramente che la partita fosse chiusa, invece bravi loro, perché ci hanno creduto fino alla fine e quasi pareggiano una partita, a mio avviso, non meritata. Non meritata in che senso? Perché il loro primo tiro è stato un eurogol al 27esimo del primo tempo. Noi nel primo tempo, oltre gol, abbiamo macinato anche giocate di qualità. Quello che noi purtroppo perderemo anche in futuro è questo, la fisicità. Noi purtroppo, quando troviamo delle squadre che calciano la palla sopra, ma noi siamo questi, lo sapevamo che abbiamo dei pregi e anche dei difetti come tutte le squadre, e su quello siamo andati un po' in difficoltà. Però ci sta perché la prima in casa, volevamo vincere, dare una soddisfazione a questa gente che oggi veramente faccio i complimenti, tanta gente, tifosi insomma sempre ad incitare. Quindi, se questa è la strada, piano piano, però sappiamo benissimo che non abbiamo fatto proprio nulla. Abbiamo messo un tassello, ma ce ne saranno tanti da mettercene da qua alla fine. Giornata di derby abruzzesi, quella di ieri invece in Serie D. A sorridere sono il Pineto, che batte l'Avastese, il San Nicolò, che regola il Francavilla, e l'Aquila, che liquida il Nero Stellati Prato. La difficoltà però anche per l'Avezzano, che non va oltre il pari interno contro il Monticelli. Vediamo. Nella giornata dei derby abruzzesi sono Pineto, San Nicolò e L'Aquila a sorridere, con 3 vittorie, 2 di misura e 1 più larga, che condannano rispettivamente Vastese, Francavilla e Nero Stellati Prato allo stop. Ma a non sorridere affatto è anche l'Avezzano, unica non impegnata in partite con altre corregionali, ma che non va oltre il pari interno contro il Monticelli e per di più in rimonta. Al Mariani Pavone la rete del centrocampista Esposito, tornato da pochissimo, basta e avanza al Pineto per avere la meglio rispetto ad una Vastese che non ha demeritato nel complesso e ha creato parecchie occasioni per arrivare alla parità. Ma alla squadra di Amaolo questa vittoria serviva per dare ossigeno ad una classifica deficitaria, in attesa di un altro scontro tutto abruzzese domenica prossima, contro un San Nicolò che invece domina il Valle Anzuca, un Francavilla decisamente sottotono e punito dalla rete di Di Benedetto in chiusura di tempo. La formazione di Luca Campanile gioca una gara migliore e la vittoria non sembra fare una grinza. Per i giallorossi invece lo stadio di casa sembra essere un vero e proprio tabù, con 2 sconfitte su 2 quando ha calcato il rettangolo verde il Valle Anzuca. E domenica c'è l'insidiosa trasferta di Agnone. Senza problemi invece l'Aquila, che con un secco 3-0 si sbarazza del Nero Stellati Pratola. La matricola sembra ancora soffrire troppo il salto di categoria. 14 gol subiti in 3 partite non lasciano dormire sonni tranquilli a Di Marzio, mentre sull'altro fronte Battistini si gode le reti di Cafiero, Valenti e Boldrini per un successo che issa il rossoblù a quota 6 punti, la migliore delle 7 compagini abruzzesi stando alla classifica attuale. Nel prossimo weekend trasferta sul campo di una San Giustese che ieri ha avuto la meglio sulla Recanatese. Infine l'Avezzano, col pareggio 1-1 acciuffato grazie soprattutto ad un errore del portiere ospite Rinaldi sul tiro del neo entrato Pellecchia, che rimedia al vantaggio di Pedalino della prima frazione. I biancoverdi, partiti con ben altre ambizioni, languono a quota 2 punti in graduatoria. Nemmeno una vittoria in 3 giornate, ma la posizione di Federico Giampaolo, peraltro arrivato a metà agosto, è al sicuro. L'intenzione di Paris infatti è quella di dare tutto il tempo necessario all'allenatore di trovare i giusti meccanismi, ma il tempo stringe e domenica la trasferta al Benelli di Pesaro contro la Vis, che viaggia a punteggio
bagno pieno fa tremare i polsi. Ravezzano dovrà tirare fuori qualcosa in più dal cilindro per non rischiare di compromettere subito la stagione. E questo era anche il nostro ultimo servizio, il TG6 termina qui, gli appuntamenti con l'informazione della nostra redazione ripartono domani mattina alle ore 8 con la rassegna stampa di Mattino 6, il TG6 invece torna domani puntuale alle ore 14, è tutto, buonanotte.